Esiste un limite etico per la manipolazione, soprattutto adesso che Photoshop è alla portata di tutti? Intro. Ciao, sono Ale e benvenuto sul mio canale, dove parliamo di fotografia con un approccio pragmatico. Negli ultimi anni, con la diffusione di software per il fotoritocco come Photoshop, e ancora di più, con la grossa diffusione delle app capaci di modificare un'immagine direttamente sul proprio cellulare, si parla sempre più di ritocco e di manipolazione e ci si interroga su quale debba essere il limite etico, soprattutto in relazione alle tanto famigerate fake news. La questione non è solo un argomento da salotto, visto che la stessa Adobe, che produce Photoshop, si è messa all'opera per cercare di stabilire un metodo per individuare le foto ritoccate, compresa la creazione di un software con intelligenza artificiale. Il discorso è ampio e porta a delle implicazioni che vanno ben oltre le considerazioni sugli epic fail delle sorelle Kardashian. Prima però bisogna fare una distinzione tra ottimizzazione, ritocco e manipolazione, che sebbene sembrino simili, sono operazioni molto differenti. Per ottimizzazione, in genere, si intende il lavoro che si fa su un file in considerazione del suo utilizzo. Un esempio può essere l'ottimizzazione per la stampa o quella per il web. L'intento non è quello di alterare l'immagine, ma di adattarla ad essere vista su supporti diversi. Il fotoritocco, o più correttamente la post-produzione, è un termine generico che comprende tutte quelle operazioni che agiscono sul file, non per alterare il contenuto, ma semplicemente per avvicinare lo scatto all'idea dell'autore. L'esempio più semplice è la regolazione di un file RAW, dove si agisce su valori come l'esposizione, la temperatura colore, eccetera. Il fine è quello di arrivare al risultato che si desidera. Sin dall'inizio della fotografia si sono sviluppate e affinate molte tecniche per modificare l'immagine finale. Ansel Adams è uno dei nomi più noti tra i fotografi. Con il suo sistema zonale ha fatto della stampa una vera e propria arte a sé. Per lui esporre il negativo era solo il primo passo che portava a realizzare un'immagine che rispecchiasse la personale visione dell'artista. Per esempio, prendiamo una delle sue foto più famose, Moonrise over Hernandez, del 1941. Questa è la prima stampa, molto diversa dall'ultima e definitiva del 1970, dove, attraverso complesse tecniche, il fotografo finalmente riuscì a realizzare la sua visione. Il suo lavoro in camera scura, con le dovute proporzioni, non è diverso da quello che si può fare oggi con un software come Lightroom. Se invece andiamo oltre, dobbiamo cominciare a parlare di manipolazione, che comprende tutte quelle operazioni fatte per alterare il contenuto della foto, come per esempio l'aggiunta o l'eliminazione di elementi. Questi interventi tendono a creare un'immagine che trascende la realtà dello scatto, al fine di realizzarne una che non ha aderenza con la realtà. Ovviamente la linea di confine è molto sfumata. Per qualcuno, un ritratto ritoccato da un professionista è già manipolazione, perché sta alterando la realtà. Per altri non è così, poiché l'intento è più quello di avvicinarsi ad una bellezza ideale che ingannare l'osservatore. L'argomento è chiaramente spinoso, perché tocca sia la personale sensibilità che ognuno di noi ha sulla questione, che la realtà del mercato fotografico, con fotografi spesso in difficoltà, per clienti troppo assuefatti alla manipolazione, che chiedono interventi di ritocco oltre il limite del posticcio. In realtà, guardando con attenzione al nostro passato, potremmo osservare che, sin dall'inizio della rappresentazione umana, nelle sue varie espressioni, l'artista ha sempre cercato di ritrarre il soggetto in maniera ideale, più che cercare di farne una riproduzione fedele. Certo, in alcune situazioni sicuramente più che in altre. Non so perché, ma sono pronto a scommettere che questa non sia proprio la rappresentazione fedele di Napoleone mentre valica le Alpi. Anche perché con un assetto del genere non sarebbe andato molto lontano. La pittura e la scultura sono ovviamente piene di esempi di questo tipo, ma è un errore credere che la nascita della fotografia abbia cambiato le cose. È solo un'illusione che il mezzo fotografico abbia sempre creato una riproduzione fedele della realtà. Di fatto non è così. La manipolazione ha sempre fatto parte della storia della fotografia, come sperimentazione artistica, ma anche per fini meno nobili. Anche quando la fotografia non era digitale, c'erano i ritoccatori esperti che, con il pennello prima e con l'aerografo poi, eliminavano imperfezioni della pelle come rughe o doppiamenti, ma arrivavano anche a veri e propri fotomontaggi,
utilizzando più elementi presi da scatti differenti. Solo a titolo di esempio, questo riguarda il 16° presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, la cui testa fu appiccicata sul corpo del senatore John Calhoun nel 1860. In questo caso, il fotomontaggio fu motivato dal fatto che non esisteva una foto in cui il presidente fosse ritratto nel giusto atteggiamento, spavaldo ed eroico, come si addice ad un presidente americano. Chiaramente, per la propaganda, l'intento della manipolazione non era solo quello di rendere i politici più belli, ma di manipolare le informazioni affinché le immagini si avvicinassero il più possibile alle notizie diffuse o all'ideologia al comando. Dalla Russia ci vengono numerosi esempi. Qui Lenin durante un comizio insieme a Trotsky e Kamenev, cancellati successivamente perché non più graditi al regime. Degna di nota questa foto di gruppo in cui Stalin, alla 15ª conferenza regionale del Partito Comunista a Leningrado, via via rimane sempre più solo dopo l'epurazione degli altri compagni di partito. I politici odierni non sono da meno nel manipolare le immagini per questioni di propaganda. Non mi addentro nell'argomento Trump perché sarebbe un po' un capitolo a parte per l'uso spregiudicato delle immagini. Dall'utilizzo senza diritto d'autore a improbabili fotomontaggi che vengono dalle sue campagne ufficiali. È chiaro che bisogna affrontare la questione, visto che con l'aumento della tecnologia le possibilità di manipolazione di un'immagine sono diventati esponenziali e alla portata di tutti. Ma l'argomento non è nuovo. Già nel lontano 1982, questa copertina del National Geographic scattata da Gordon Gahan fece porre molte domande sul confine tra le nuove possibilità digitali e l'etica della manipolazione. In questo caso, il formato originale della foto, scattata in orizzontale, mal si prestava a quello verticale della copertina. Con un software chiamato Sheetex, praticamente il papà di Photoshop, l'immagine fu elaborata avvicinando le due piramidi. Travolto dalla bufera, il giornale sostenne che in fondo si trattava semplicemente di una correzione dell'angolazione e che in pratica non c'era nulla di male. Una posizione molto diversa da quella intrapresa negli anni a venire. L'attuale caporedattrice Susan Goldberg, intervistata recentemente, tende a precisare che le immagini sono tutte genuine. Se e mai sono state alterate, questo viene fatto in maniera trasparente e dichiarata. Comunque, dopo l'episodio delle piramidi, negli anni si è sviluppata una sorta di codice etico di non manipolazione nel mondo del fotogiornalismo, in cui purtroppo negli anni sono scivolati molti fotografi e giornali. Anche la maggior parte dei concorsi fotografici, per evitare di incappare in manipolazioni non dichiarate, in genere impone di poter verificare il file RAW sorgente. Quello però su cui bisogna ragionare è che non c'è bisogno di photoshoppare un'immagine per manipolare il significato oppure per alterare il contenuto. Rimanendo sempre su questa copertina, più che l'avvicinamento delle piramidi, la cosa da notare è anche che cammelli e cammellieri erano dei figuranti pagati dal fotografo per mettersi in posa. Molto, molto diverso dal concetto di momento decisivo alla Henri Cartier-Bresson. Non è un aspetto nuovo quello delle messe in scena del soggetto o della costruzione artificiale di un'immagine. Qui siamo addirittura nel 1855 e la foto si intitola Valley of the Shadow of Death e fa parte di un reportage sulla guerra in Crimea del fotografo Roger Fenton. Per oltre 100 anni la foto è stata considerata genuina, ma qualche anno fa dagli archivi è spuntata quest'altra immagine, scattata dallo stesso punto di ripresa, ma senza le palle di cannone presenti sulla strada. Chiaramente l'ultima è una versione alternativa della stessa scena. C'è chi, dopo uno studio lungo e documentato, dice di poter sostenere che la foto più conosciuta è stata scattata per seconda, quindi c'è stata una manipolazione del contenuto. Non tutti condividono questa opinione, d'altronde a tanti anni di distanza non è facile chiarire con esattezza l'accaduto, ma siamo di fronte alla probabilità che effettivamente questo sia possibile. Però, indipendentemente dall'opinione personale, davanti all'assenza di documentazione, dobbiamo riflettere su quanto questa sia importante per stabilire la veridicità di uno scatto. Questa foto è di Dorothea Lange, scattata nel 1936 e si intitola Migrant Mother, inserita dal Time nelle 100 foto più importanti della storia. È stata scattata negli Stati Uniti durante la Grande Depressione. Ed è proprio la fotografa, attraverso le sue parole, che ci fa capire di più su questa foto. Mi disse la sua età, aveva 32 anni. Disse che si erano sostentati con le verdure surgelate dei campi circostanti e con uccelli uccisi dai figli.
aveva appena venduto le gomme della sua macchina per comprare del cibo. Era seduta lì in quella tenda con i suoi figli rannicchiati intorno a lei e sembrava sapere che le mie foto avrebbero potuto aiutarla. E così lei ha aiutato me. C'era una sorta di parità al riguardo. Con questo racconto, la foto si carica di significato simbolico in un periodo molto compresso per gli Stati Uniti ed è il motivo per cui la foto è così nota ed è stata pubblicata da riviste, giornali, libri, riprodotta in poster, francobolli, puzzle, eccetera. Peccato che il racconto della fotografa non sia veritiero. Florence Owen Thompson è il nome della donna fotografata e una volta venuta allo scoperto negli anni 70, lei e i figli smentirono categoricamente la storia raccontata dalla Lang. Che ci sia stato dolo o più semplicemente si sia fatto confusione con le note della fotografa, la sostanza non cambia. Una delle foto simbolo della depressione americana non rappresenta una madre migrante di origine europea, ma una donna Cherokee che non mangiava vegetali ghiacciati raccolti dal campo e non aveva venduto le ruote dell'auto per comprarsi il cibo. E sto pure sorvolando sull'argomento del pollice cancellato in camera oscura. Tra l'altro, particolare secondo me spiacevole, sul sito del Time, come descrizione è rimasta la prima versione, nonostante le interviste della donna siano state raccolte negli anni 70. Altre situazioni, invece, possono essere molto più sottili e sfumate. Questa foto, generalmente conosciuta come Napalm Girl, è una foto simbolo della guerra in Vietnam. È stata scattata da Nick Hut l'8 giugno 1972 in un villaggio del Vietnam ed ha vinto il premio Pulitzer, uno dei premi giornalistici più importanti ed ambiti. È praticamente stata pubblicata in tutto il mondo ed ha contribuito in maniera determinante, insieme ad altre immagini, a spingere l'opinione pubblica americana per il ritiro delle truppe dal Vietnam. Il Time inserisce anche questa tra le 100 foto più importanti della storia. L'immagine drammatica di questi bambini colpiti dalle bombe a napalm è scioccante adesso come lo è stato allora. Ma in realtà quello che è stato pubblicato e che ancora adesso vediamo sul sito dell'Associated Press non è il fotogramma completo. Il negativo originale ha un'inquadratura più ampia, che comprende altri soldati e addirittura un altro fotografo, David Burnett, che sta caricando il rullino della sua Leica. Con questo non voglio dire che la foto non sia veritiera, ma chiaramente quel taglio non ha nessun motivo di essere se non quello di concentrare l'attenzione sui bambini per dare molta più forza all'immagine. Eliminare un gruppo di persone di spalle al punto del bombardamento, ma soprattutto chi sta caricando il rullino, ci dà una percezione differente dell'accaduto. Sia ben chiaro, questo non per dire che la foto non ha meriti e che il fotografo sia un truffaldino. La foto è iconica e rimane tale. È solo per sottolineare che basta un taglio o un cambio di inquadratura per modificare la nostra percezione del contesto. Insomma, la verità intesa non solo in senso filosofico non è sempre mostrata in una foto. Quello che noi vediamo è solo un momento e una porzione dell'accaduto e a volte basta un semplice taglio per modificare la nostra risposta emotiva ad un'immagine. Eppure, anche adesso che la manipolazione è prassi comune per chiunque possegga un cellulare, continuiamo a pretendere dalla fotografia un'adesione al reale e ci incazziamo di fronte alle foto che scopriamo essere state manipolate. Lo so che sapete dove vado a parlare, dai! Non posso andare avanti senza nominare il caso Steve McCurry. In realtà l'argomento è lungo, con tutte le sue implicazioni etiche, e meriterebbe un video a parte. Se vi interessa, lasciate un commento e vedete di farne uno più dettagliato, perché la storia è molto interessante. Qui mi limito ai fatti. Qualche anno fa fu proprio in Italia, ad una mostra alla Venaria Reale, che un fotografo si accorse, guardando da vicino questa foto, di qualcosa di strano. Giusto il tempo di commentare su Facebook e la notizia dell'errore casereccio di Photoshop fece il giro del mondo, pubblicata su tutti i maggiori blog di fotografia e non solo. Alla fine le polemiche montarono un caso tale che lo stesso Time intervistò McCurry per delle spiegazioni. Lui all'inizio la prese alla lontana, dichiarando che l'episodio era dovuto alla personale iniziativa di un suo collaboratore, immediatamente licenziato. Poi però, quando nei giorni successivi, dalla rete, vennero fuori altre immagini manipolate, rimosse il suo blog e dichiarò di essere solamente uno storyteller, non più un fotogiornalista, quindi di non essere più legato alle sue strette regole. La cosa non terminò qui, perché sull'onda delle polemiche ci furono le dichiarazioni di un fotografo indiano, Satish Sharma, che disse di essere stato testimone di come
già in era predigitale, McCurry abbia spesso messo in scena molte delle sue foto. Dichiarazioni confermate successivamente da Vanita Pashrika, la donna in questa foto, e che, per quanto ne so io, non hanno mai ricevuto una replica. Nella didascalia che accompagna la foto nella sua pubblicazione sul National Geographic, però, niente viene detto sul fatto che la foto sia una foto posata. E qui ritorniamo al punto di partenza. Quanto una foto non photoshoppata è comunque autentica? Ci vuole per forza Photoshop per cambiare il significato di una foto? Deve la fotografia per forza essere solo testimone della realtà e la manipolazione è sempre il diavolo? In realtà anche queste domande non sono proprio recenti. Questa foto di Henry Pitcher Robinson si intitola Fading Away ed è del 1858. È stata scattata durante il periodo vittoriano e mostra la morte di una bambina circondata dai suoi parenti. Come nel caso di Migrant Mother, questa immagine, dopo la sua diffusione, ha assunto un significato simbolico, però non è uno scatto autentico. È la fusione di 5 scatti diversi, fatti ad attore in posa. Già all'epoca questo suscitò discussioni, ma il fotografo, portavoce della corrente dei pittorialisti, rivendicava già più di 100 anni fa il diritto della fotografia a staccarsi da semplice riproduzione del reale per assumere una forma d'arte a sé stante. Anni dopo pubblicò un libro che esponeva le sue idee e che fu violentemente attaccato da chi predicava invece l'inalterabilità della foto dello scatto, tra cui Peter Henry Emerson, esponente della Naturalistic Photography. Come vedete, molto prima del caso McCurry si discuteva già sulla manipolazione e sulla sua etica e ad anni di distanza sembra che l'argomento non abbia ancora trovato una quadra. Io credo che il motivo sia che la fotografia è ed è sempre stata qualcosa di complesso, visibile da varie angolazioni, e che non si può restringere in un semplice Photoshop sì o Photoshop no. Adesso che la base di chi produce immagini si è allargata così tanto, dare una risposta che non preveda mille sfaccettature corre il rischio di essere solo una presa di posizione. Negli ultimi anni, infatti, il concetto dell'etica negli scatti si è allargato e non coinvolge più solo i fotogiornalisti. Ad esempio, molte sono state le polemiche per le foto di viaggio, a volte anche vincitrici di concorsi, che in realtà altro non sono che messe in scena al soldo di fotoamatori, che rientrano a casa con il loro scatto da pubblicare online. Esattamente uguale ad altri media, che finge di essere reportage, ma che non ha nulla da spartire con quello autentico. È stata la foto manipolata digitalmente? No, chiaramente. Ma la foto è veritiera? Anche con la diffusione della fotografia naturalistica bisogna interrogarsi di questioni etiche al di là dell'aspetto collegato a Photoshop. Per esempio, c'è allarme per la pratica di fotografare i rapaci con l'ausilio di esche, tanto che alcune riviste ed alcuni concorsi hanno cambiato le loro linee guida per la pubblicazione delle immagini. Questi sono solo degli esempi, perché con la possibilità che abbiamo di autopubblicazione sui social, molto deve essere ancora fatto per evitare che la diffusione di immagini non veritiere possa generare delle vere e proprie situazioni spiacevoli, se non peggio. La lingua inglese permette una distinzione tra la frase take a picture da quella molto simile di make a picture. In italiano, malamente, si potrebbero tradurre con scattare una foto o realizzare una foto. Sicuramente l'approccio alla manipolazione è culturale. Bisognerebbe essere capace di distinguere il processo di scattare una foto o di realizzare una foto, indipendentemente dall'uso o meno della tecnologia. Uno scatto, se una messa in posa o se è una didascalia fuorviante, è artefatto anche se non ritoccato e mente esattamente come uno non manipolato digitalmente. Al contempo, una foto pesantemente manipolata per seguire la visione dell'artista non credo debba essere criticata se l'intento non è quello di spacciarla per veritiera. Insomma, dal mio punto di vista, di fronte ad un'immagine, la domanda che dobbiamo porci non è se ci sia stata manipolazione digitale o no, ma la domanda è piuttosto quanto questa immagine possa distorcere il senso delle cose, renderlo falso, semplicemente non vero. E non mi sto riferendo al peccato di vanità di chi si fa togliere qualche chiletto, qualche ruga dal proprio ritratto, ma di chi spaccia per vere immagini e situazioni che vere non sono, per profitto o anche più banalmente per il premio al concorso del circoletto fotografico di Walter Lappesca. Se l'argomento ti è interessato e questo video ti è piaciuto, aiuta il canale iscrivendoti o mettendo un like. Alla prossima. Rinuncio alla fotografia.
Perché, Matteo? Non riesco a capire. È stato sempre il tuo sogno quello di diventare un grande fotografo. Sì, lo so. Ma facendo le fotografie mi sono reso conto di una cosa. Che una foto è soltanto un pezzo di carta. Una fotografia non aiuta a sconfiggere la delinquenza né a risolvere i problemi della società. Capisci cosa voglio dire? Ormai ho deciso e niente mi farà cambiare idea.